Sono Antonio Bernini, sono il sindaco del comune di Vidracco, in provincia di Torino, il primo dei comuni della Val Chiusella. Ci troviamo nel mulino del paese, oggi ecomuseo dell'acqua e degli antichi mestieri, che è stato recuperato dalle amministrazioni precedenti e oggi è oggetto di attività didattiche rivolte alle scuole e diciamo, agli amici dell'ambiente e della natura. In particolare in questo momento ci stiamo dedicando a rimettere in funzione le macine che hanno smesso di lavorare oltre 50 anni fa. La macina da cui abbiamo iniziato è la macina che lavorava la castagna, le castagne. La nostra zona è una zona ricca di boschi che hanno castagne non di pregio dal punto di vista della loro pezzatura, non sono i classici marroni. Ma ciò nonostante sono castagne che hanno caratteristiche organolettiche di pregio perché sono dolci e hanno comunque una buona qualità quando trasformate in farina. E nel territorio del nostro piccolo comune ci sono sia i boschi, sia l'essiccatoio con sistemi tradizionali, cioè per affumicazione, e sia le macine che appunto adesso vogliamo rimettere in funzione. In questo modo non soltanto la filiera si presterà alle attività didattiche, ma speriamo si presterà anche proprio a produrre per privati. E per i privati del paese non solo, la farina di castagne e i prodotti tipici che da questa derivano.